Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo, al capitolo primo, dal versetto 16 e seguenti, leggiamo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Giuseppe e Maria vivevano a Nazareth. Non abitavano ancora insieme perché non si erano ancora uniti in matrimonio. In quel frattempo Maria, dopo aver ascoltato l'annuncio dell'angelo, diviene incinta per opera dello Spirito Santo. Quando Giuseppe si accorge di questo, rimane sconcertato. Essendo un uomo giusto, un uomo di Dio, non denuncia Maria, ma decide di andare via. In sogno l'angelo gli dice di non temere e di prendere Maria come sua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Giuseppe è un uomo che sogna. Nel sogno Dio gli propone un'avventura incredibile: fare da padre a un bambino che è figlio dell'Altissimo. Gesù crede e si affida. È l'uomo che non parla, ma che obbedisce a quanto Dio ha preparato per la sua vita. Anche noi, in modo diverso, possiamo accogliere Dio con la sua grazia, Dio che vuole entrare nella nostra vita per offrirci in dono il suo figlio. E noi lo accogliamo come ha fatto Giuseppe? E da San Giuseppe dobbiamo implorare la grazia delle grazie, la conversione. A lui rivolgiamo la nostra preghiera. Salve custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche a noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.